due parole introduttive in occasione di questa giornata di studi. In realtà non ho nessun titolo per dire due parole introduttive perché non si può. Io sono il direttore del Dipartimento, Matteo Gallo. Questa manifestazione non si svolge nel Dipartimento, si svolge nel Rioso. Il Dipartimento non ha messo soldi, cioè, non abbiamo veramente nessun titolo per essere qui. In realtà il titolo è l'amicizia che mi lega a Marco, all'italiano, e, insomma, e in generale anche l'amicizia che mi lega alle arti formative, al cinema, al video. Ho visto Berlino qui subito, ero, sono entrato subito in uno stato di eccitazione. E, ho anche, vedendo il titolo, mi ero fatto tutta un'idea che si trattasse di un ragionamento sull'utilizzo del video come strumento didattico. Mi ha spiegato poco fa Marco che in realtà il focus di questa giornata di studi non è esattamente questo, ma va bene lo stesso. In realtà dico soltanto che sono molto contento che l'università, anche se in questo caso in particolare, il Dipartimento non è, come ho detto all'inizio, direttamente coinvolto, comunque sono molto contento che l'università si apra il più possibile ad iniziative che vengono da fuori, che vedono coinvolti sia docenti della nostra università, sia operatori, in questo caso operatori nel settore audiovisivo, perché ritengo che, ed è questo anche il senso da quando, insomma, faccio il direttore del Dipartimento, è questo il senso che ho voluto dare un po' a questo mandato, cioè di fare in modo che l'università interagisca il più possibile con la cittadinanza, interagisca il più possibile con la società reale, come secondo me non fossimo pure la società reale, ma insomma, diciamo con le varie realtà che operano al di fuori dell'università stessa. Sulla questione, con una breve chiacchierata che abbiamo fatto ieri sera al telefono con Marco, la questione mi interesserebbe molto, mi piacerebbe restare qui se solo avessi il tempo di farlo, perché la questione che ponevo a Marco, che lo stesso Marco mi ha spiegato essere cruciale, è quali sono i confini della videoarte, quali sono le caratteristiche strutturali, le caratteristiche della videoarte rispetto, al cinema, al cosiddetto cinema girato in digitale, no? Dov'è che inizia il... È chiaro che c'è una differenza ontologica tra la videoarte e il cinema in pellicola, ma qual è il confine tra la videoarte e per esempio il cinema girato in digitale? Mi viene, immagino che abbia a che fare con un ragionamento sugli strumenti linguistici, sulla non centralità della narrazione, della narratività rispetto al cinema in digitale, che invece rispetta certi codici diegetici, certi codici di narrazione. Però insomma, immagino che sarà questa anche una questione centrale, no? per gli interventi che verranno prodotti, esatto. Quindi poi appunto purtroppo io me ne devo andare, ma Marco si prende qui pubblicamente l'impegno di riferirmi quali sono le conclusioni o le considerazioni alle quali siete giunti, proprio in merito, per quanto mi riguarda, questa questione che ritengo centrale, cioè dello statuto ontologico della videoarte rispetto a discipline o a generi affini. Quindi buon lavoro e a presto. Grazie. Scusatemi, allora grazie al direttore del nostro dipartimento, il mio dipartimento, gli studi umanistici, professor Matteo Galli. Io comincio sempre col fare i ringraziamenti vanno ovviamente alla struttura che ci ospita, l'Orius, che credo per il secondo anno ci ospita qui con il video in aula, e naturalmente da parte mia l'organizzazione di Scientis, che non so, da 6 anni mi vuole praticamente a fianco a loro per questa manifestazione. Io lo faccio molto volentieri, e poi spiegherò anche perché.
e naturalmente agli ospiti che abbiamo. Gli ospiti, io vado subito ad elencarli, sono il professor Alfonso Amendola dell'Università di Salerno, abbiamo Giacomo Porfiri che è uno dei componenti del gruppo di alterazioni di video, Massimo Carrozzi di Marfrai e naturalmente solo perché sono più vicini a noi, Massimo Marchetti che è un critico ferrarese e Marco Tenti che sarà redattore. Naturalmente Vitaliano Tenti e il dottor Tenti è da anni insomma, l'anima del Festival di Scientisti con il Galeano e a lui dico grazie. E naturalmente io sono felicissima ancora una volta di essere qua. Posso dissentire un po' con il nostro direttore del dipartimento qualche cosa, nel senso che è vero, il dipartimento non c'è dal punto di vista, se vogliamo, giuridico e proprio di mera economia, ma il dipartimento c'è perché ci siamo noi, perché abbiamo lavorato da tantissimi anni in questa direzione e c'è naturalmente per un altro motivo, perché io penso che questa è anche la bontà del festival, che naturalmente è quella della quale ho saputo fino al primo momento, perché sia Vitaliano, sia io, sia forse lo fanno altri colleghi, ma diciamo chi lavora soprattutto su quello che è lo specifico delle arti visive, dell'arte contemporanea, da anni penso che metodologicamente ci battiamo perché evidentemente la nostra disciplina sia qualcosa che abbia questo senso della vitalità, della compromissione continua. Oggi qui ci sono ancora pochi studenti, ma quando si comincia abbastanza presto di mattina, insomma, di solito bisogna un attimo catturare anche per loro, però in realtà questa è una cosa che con varie attività penso sia io che Vitaliano abbiamo sempre dimostrato, cioè tentare naturalmente di fare qualcosa che sia di coinvolgimento pieno con gli studenti, che sia qualcosa che possa naturalmente proiettarsi e quindi anche allargarsi nella loro mente e nel loro futuro. Quindi spesso e volentieri noi lavoriamo con le attività che sono di tipo laboratoriale, abbiamo artisti che ci affiancano, insomma abbiamo modo comunque di allargare il nostro discorso. Quindi credo che questo sia qualche cosa che appartenga, forse non si vede abbastanza nel nostro dipartimento, forse questa è anche la giusta mattinata perché questi confini qua ai quali prima accennava il professor Galli magari si riescano a leggere un po' meglio. Quanto naturalmente alla domanda ambiziosa che diciamo anche al tema ambizioso che la giornata traccia, beh, io credo che questa mattina non si avranno risposte in merito, magari ci sono gli artisti qua che ci diranno e secondo me ci confermeranno proprio questo. Da anni si dibatte sulla parola video oppure la videoarte e credo che ancora sia una parola che si presta a moltissimi equivoci. Cioè, ci sono artisti come quelli che sono qui presenti, tantissimi altri operatori in questa direzione che hanno ben chiaro che cosa sia la videoarte, ma certo, diciamo, dare una risposta definitiva e assoluta penso che sia un po' difficile. Dunque, dicevo, il tema della giornata però è specifico, il tema è quello naturalmente di tracciare una possibile linea, diciamo, di riflessione tra quello che è il senso della videoarte e il film di finzione. E questo naturalmente, insomma, lo affidiamo ai relatori di questa mattina perché ce lo spiegheranno, credo, attraverso, diciamo, alcune delle loro relazioni. E allora io vado subito a dire che Alfonso Amendola ha scelto un gruppo, in modo specifico, il gruppo dei Maldecchi, un gruppo napoletano, al quale si fermerà a parlare, che sono degli artisti che lavorano anche e soprattutto, insomma, avendo comunque rivolto la loro attenzione a quella che può essere la scena, quindi la teatralizzazione e il teatro, quindi sono, come dire, una sorta di videoteatro, quindi qualcosa che allarga ancora una volta e ancora di più il confine dalla dimensione filmica e narrativa. E Massimo Marchetti interverrà su Douglas Gordon, che peraltro è un artista che ha utilizzato moltissimo l'idea del cinema, l'idea, diciamo, dei film all'interno delle sue proiezioni, delle sue creazioni video.
e Marco Tedi che invece ha scelto un artista come Shin Sha per naturalmente parlare ancora una volta di questo aspetto. Naturalmente poi sulle loro reazioni noi avremo possibilità, mi auguro, anche di ritornare e di intervenire. Abbiamo scelto in questa scaletta che vediamo tra un po', insomma a cui diamo corso tra un po', di far parlare gli artisti alla fine. Ecco, un poco fa lo chiedevo anche a loro, ci siamo anche confrontati con Vitali Artedi su questo aspetto. Infatti lui diceva no, facciamo di parlare prima, e insomma è vero, la critica, la teoria è sempre qualcosa che interviene alla seconda in qualche modo, quindi sarebbe forse più logico, sarebbe stato forse più logico per parlare prima gli artisti, vedere le loro proiezioni. Ma io dicevo a Vitaliano quanto a Marco, forse invece insomma ascoltare queste relazioni e poi invece far raccogliere il testimone dei nostri due artisti presenti in sala e naturalmente lasciare anche a loro più spazio e alle loro proiezioni, così si possa anche diciamo riprendere il filo, quindi aprire un dibattito, secondo me è tutto sommato un po' più accattivante dal punto di vista anche più seduttivo, insomma lasciamo la parte più seduttiva alla fine. Era questo il discorso che mi sono posta nel diciamo così consigliare questa scaletta. Allora, io credo che insomma possa finire qui il mio intervento, magari ci ritornerò, ma do la parola alla guida.